notizie di Granda News di mercoledì 11. Attualità. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alba ha proclamato lo sciopero generale dell'Avvocatura albese da lunedì 23 a venerdì 27, su mandato unanime concesso dall'Assemblea straordinaria dei legali. L'iniziativa è portata avanti con l'intento di protestare contro la possibile chiusura del Tribunale della Capitale delle Langhe, ad opera dell'attuale esecutivo di governo. Bruno Giaposa, considerato tra i migliori produttori vitivinicoli piemontesi ed italiani, ha ricevuto nel Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba la prima laurea honoris causa conferita dall'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Durante la cerimonia, svoltasi la mattina di martedì 10 luglio 2012, Giaposa ha dedicato la laurea alla memoria di Aldo Conterno e di tutto coloro che producono vino di qualità nelle Langhe. Dopo 5 settimane dal rogo che il 2 giugno ha distrutto il magazzino di stoccaggio della Colussi, nell'ex Audisio di Fossano è ripresa la produzione ed una parte degli operai è potuta rientrare. Al momento risulta funzionante un reparto su 3, ovvero quello dedicato alla pasta all'uovo, che era stato il meno danneggiato dal fumo e dalle fiamme. Sono ancora sospesi i reparti delle fette biscottate della pasta di semola, dove i danni sono stati maggiori. Cronaca. Una casalinga quarantenne di Assi è stata denunciata dai carabinieri della compagnia di Alba per il reato di stalking per aver tempestato di telefonate e sms dal tono minaccioso un enologo albese con lo scopo di indurlo a tornare con lei. La situazione era divenuta insostenibile e l'enologo, ormai esasperato per le vessazioni che subiva dalla donna, si è rivolto ai carabinieri per denunciare i fatti. Eventi. Dal 13 al 16 luglio si terrà nel comune di Barolo l'edizione 2012 di Collisione, il festival musicale letterario delle Langhe, caratterizzato quest'anno dalla partecipazione di grandi interpreti della musica internazionale, quali ad esempio Patti Smith e Bob Dylan. Per ora è tutto, arrivederci a domani.